se ci rivolgiamo a un altro film, Matrimonio all'italiana, che è la versione appunto di Filomena Marturano, fatta da Vittorio De Sica con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Vediamo. Lo vedi, sono uguale. Devono essere uguali tutti e tre. E sono uguali, sono figli tuoi. Non li conosco, non li voglio conoscere, vattene, va. Me ne vado, figurati. Aspettami giù. Un momento, Dumì. Una sera mi dicesti, Filumè, facciamo finta di volerci bene. Io quella sera t'ho voluto bene veramente, tu no, tu avevi fatto finta. E quando te ne andasti, mi regalasti la solita 100 lire. E quella 100 lire. Io ci segnai l'anno, il giorno. Poi tu partisti come al solito. E quando tornasti tenevo una pancia così. Ti feci dire che stavo poco bene, che ero andata in campagna. Ci sta un conticino che mi serve. La data che ci ho scritta. Ecco. I figli non si pagano. Mamma mia, i brividi. Linuccia. Caro adesso io... Devi farsi qualche cosa. Devi fare un po' di Filomena Marturano tu. Un po' di Filomena Marturano io, questa Filomena Marturano con questo Domenico Soriano. E abbiamo pensato alla parte finale, c'è un momento del terzo atto quando Filomena sinceramente spiega a Domenico che ha deciso di sposarla e lei ne è felice, finalmente arriveranno a coronare questo che per lei era un sogno. Però ancora una volta lui giustamente le chiede di sapere chi è dei tre suo figlio. E lei non glielo può dire. E finalmente, dopo la lunga vicenda, insomma, glielo spiega con sincerità perché non glielo può dire. E gli dice: siamo buono con me e poi non ci torniamo più un colpo. Ti ho voluto bene con tutta la forza la vita mia. Allora che i miei due erano Dio. E ancora ti voglio bene. E forse meglio prima. Che hai fatto tu, che hai fatto? E voluto soffrire a forza. Il Padre Eterno ti aveva dato tutto per essere felice. Salute, presenza, denaro. A me che per un torano dolore mi sarei stata zitta. Non avrei parlato. Manca un punto di morto. E tu saresti stato l'uomo generoso che aveva fatto del bene a tre poveri disgraziati. Non mi domanda più perché non lo dico. Non lo posso dire. E tu devi essere galantuomo. E non devi domandarmelo mai perché può bene che te voglia. In un momento di debolezza tu mi... E sarebbe la nostra rovina. Ma non hai visto che non appena ti ha diritto con figlio tuo era l'idraulico. Tu subito hai cominciato a pensare a un negozio, a denaro, grande capitale, perché tu ti preoccupi. E giustamente, perché tu dici, i soldi sono i miei. E cominci a pensare, è perché non ci posso dire che io sono occupato. E gli altri due chi sono? Che diritto tenono? L'inferno, tu mi. Tu capisci che l'interesse li metterebbe l'uno contro l'altro. Sono tre uomini, non sono tre guagliuni. Sarebbero capaci di accidere fra loro.
Non pensa a te, non pensa a me. Pensa a loro. Tu mi... O belle dei figli, l'avevamo perduto. E i figli sono quelli che si danno in braccio quando sono piccirilli. Quelli che hanno preoccupazione quando stanno malati e non sanno riuscire che si sentono, che ti corrono incontro con i braccelli aperti e ti dicono papà. Quelli che vivevano venire a scuola, che manello fredde, con un asilo russo, e ti cerca una bella cosa. Ma quando sono grossa, quando sono gommana, o sono figlio di tutto quanto, o sono nemici. Tu stai ancora a tempo. Io male non te lo voglio. Lasciamo queste cose come stanno. E ognuno va per strada sua. Che regalo. Isolato così. Che grande regalo. Che ci avete fatto, che grande regalo.